Dunque, io sono Claudio Pizzuto, faccio parte di Alternativa Libera ed assieme a Rifondazione Comunista, Possibile e Assesto Bene Comune abbiamo organizzato questa serata. Una serata che ha lo scopo di riportare la politica ad occuparsi dei beni comuni, cioè di occuparsi delle cose che riguardano i cittadini. Questo perché penso che tutti quanti ci rendiamo conto che la politica ultimamente si occupa soltanto degli interessi delle lobby, degli interessi delle multinazionali e degli interessi privati. E il caso dell'aeroporto, tutta la faccenda dell'aeroporto, è veramente un emblema, è un caso lampante di come ci siano degli interessi dietro rispetto agli interessi dei cittadini. Quello che cercheremo di fare noi stasera è quello di provare a spiegare una materia così complicata, così complessa, provare a cercare di renderla il più semplice possibile, il più comprensibile possibile, perché quello che crediamo noi è che non serva un sindaco con dei poteri speciali per poter fermare sia l'aeroporto sia l'incendio, ma dietro un sindaco occorre un popolo, cioè occorre una città dietro che sia convinta che l'opera dell'aeroporto e anche dell'inceneritore sono un disastro per la città. Per far questo occorre che la popolazione sia convinta di quello che noi andiamo dicendo, perché altrimenti se la popolazione non partecipa, se la cittadinanza non è attiva, non è coinvolta, non è informata, non è la forza della città, allora anche qualsiasi sindaco che possa essere il più bravo anche del mondo sarà sempre un sindaco a cui manca la parte fondamentale, che è proprio il popolo. Noi per 3 mesi abbiamo provato a incontrarci con l'altra parte della sinistra, e questa è una delle domande che più spesso ci fanno durante questo periodo di campagna elettorale. Ci chiedono tutti: ma com'è che non vi siete riusciti a mettere insieme con le altre forze che sono contrarie anche loro all'aeroporto e inceneritore? Perché la differenza sta proprio in questo: mentre noi cerchiamo di pensare ci sia un sindaco, un candidato sindaco che sia espressione della volontà della città, l'altra parte ci chiedeva invece un leader, un uomo solo da mettere al comando, che potesse gestire e prendere il problema di petto e così affrontarlo. Questa è la differenza che ci deve contraddistinguere e che in questi giorni, con cui ho incontrato i vari relatori che vedremo sviluppare durante la serata, ho chiesto di essere il più semplici possibile, proprio per percepire. Dobbiamo cercare di tornare a casa con l'idea che questo aeroporto non sa da fare, che l'inceneritore è un problema grosso che non sa da fare, perché queste sono delle cose che sono il danno della nostra salute, per il nostro benessere. Quindi questo lo dico proprio per essere chiaro, proprio perché domani non esca sul giornale una posizione incerta. Noi siamo contrari completamente all'andamento dell'aeroporto e dell'incendio.